mercati stanno proprio scommettendo su un errore della banca centrale, perché è molto facile che possa commettere un errore, visto che si trova Powell in una posizione un po' unica nella storia che finora abbiamo avuto, e cioè ha un duplice obiettivo. Da una parte combattere l'inflazione, che fino a un mesetto fa, poverino, era l'unico obiettivo che aveva, e già non è un obiettivo semplice, ma adesso gli, se ne, gli si ne è per... Non la so dire in italiano, la so dire in romano. Gli se ne è presentato un altro di obiettivo che dovrà affrontare, ovvero il uh, combattere la crisi di liquidità che si sta uh, espandendo, si potrebbe in maniera preoccupante espandere sul uh, settore bancario. Salve a tutti, Marco Casario qui e eh, sì, Powell non è che proprio ha una vita facile, perché è, è come se dovesse contemporaneamente far fronte a due problematiche che già con molte difficoltà eh, i suoi predecessori, negli anni 80 con Volker, nei due, nel 2007 con Bernanke, si sono trovati a dover affrontare e a dover risolvere. Allora, eh, qual è stato il problema che ha dovuto affrontare il nostro Volker, che spesso lo citiamo e spesso l'abbiamo citato negli Ultimi 12 mesi, forse anche di più, um, quello dell'inflazione domare. Un'inflazione che eh, era già alta e da un certo punto è rischizzata in faccia alla eh, banca centrale, che ha dovuto praticamente provocare a distanza di pochi mesi due recessioni, di cui la seconda poi è stata ancora più profonda e difficile da affrontare per l'economia degli Stati Uniti. Questo perché aveva preso un po' sotto gamba Volker e dell'errore che non vuole fare Powell, aveva preso sotto gamba eh, i, i primi accenni che l'inflazione, o meglio la disinflazione gli aveva dato, aveva eh, cominciato a tagliare i tassi per cercare di far tornare eh, l'economia, perché già stanno affrontando una recessione, questo ha fatto rialzare l'inflazione e, e ha dovuto di nuovo ritagliare i, eh, i tassi provocando una recessione molto più profonda. E questo è, è quello che ha dovuto fare volker cioè è riuscito alla fine a domare l'inflazione. Eh. Lo sto dicendo che non c'è riuscito, anzi, viene ricordato Walker come eh, un diciamo così eh, protettore da un certo punto di vista della eh, situazione dell'epoca, eh, ma non ci dimentichiamo che. Eh, ha generato tanta sofferenza all'interno dell'economia, soprattutto quella reale, facendo alzare la disoccupazione e, e facendo diminuire la, la domanda, facendo diminuire la produzione, ma ripeto, non è che lo ha fatto con proposito, lo ha fatto perché quelle erano le uniche armi che aveva. E poi Abbiamo il, il, quello che è successo a Bernanke, quello che ha dovuto affrontare Bernanke nel 2007: crisi finanziaria, la grande crisi finanziaria, la Great Financial Crisis, come la chiamano gli americani, GFC. Che eh, piano piano è partita dagli Stati Uniti, ma poi si è espansa praticamente in tutto quanto il mondo. Ha lasciato negli Stati Uniti milioni di persone senza una casa, non solo senza un lavoro, ma con difficoltà enormi da affrontare. E eh, Bernanke, all'epoca, anche lui. Nel 2007 aveva aumentato i tassi, li aveva portati al 5%, sottovalutando quello che stava succedendo eh, al di sotto dell'economia, perché eh, come molte volte fanno eh, quelli delle banche centrali, guardano un pochino i dati con lo specchietto retro retrovisore, guardano e si concentrano su dati che sono, eh, fatemi togliere qua così mi vedete meglio, che sono eh, in ritardo. Che diciamo descrivono in ritardo la vera situazione economica. E ovviamente non lo fanno perché sono stupidi. Quella è gente che, che, che ha studiato il cui lavoro è, è quello e pensa solo a quello. Ma noi dobbiamo sempre ricordarci qual è il mandato della, di una banca centrale in Europa o in America? Il mandato della banca centrale è stabilità dei prezzi, quello è il primo mandato con cercando di mantenere una crescita economica e eh, mantenere una, um, un livello occupazionale robusto. Quindi diciamo che è triplice l'obiettivo, ma l'obiettivo più importante è la stabilità dei prezzi, perché senza stabilità dei prezzi l'economia difficilmente può crescere ad un ritmo sostenuto. E, um, e quindi mh, eh, si trova... Um, e eh, 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 perché questi, questo duplice ob obiettivo per Powell è difficile? Pensateci un attimo, cosa sta succedendo adesso? Cosa sta succedendo nelle ultime settimane? Perché gli asset di rischio stanno andando bene? Perché il settore tech? Perché le criptovalute Bitcoin sono salite? Eh, anche tutto sommato i consumer discretionary e diciamo tutti quei eh, comparti, eh, quelle industrie che beneficiano di due cose, tre cose, se, se vogliamo essere proprio precisi: disinflazione ma soprattutto i mercati stanno scontando un cambio di direzione sulla politica monetaria, abbassamento dei, dei tassi e liquidità. Ragazzi, vedete, nonostante la banca centrale abbia eh, detto di non voler cambiare nulla eh, dal punto di vista del quantitative tightening, quindi continuerà a non riacquistare asset. D'altro canto, quello che sta succedendo è che sta Immettendo liquidità i, i, da, da, da un'altra parte è come se tiene chiusa la porta, però c'è la finestra aperta da cui sta eh, aiutando eh, le, le banche attraverso la quale sta aiutando le banche con liquidità. Ci sono due programmi adesso del, uh, della banca centrale, no? il BTFB e il FIMA sono due sigle, due acronimi, il BTFTB, il BTFB eh, è il programma di prestiti eh, che la banca centrale sta facendo per supportare le banche locali e il FIMA è, è l'aiuto, adesso vi faccio vedere come tracciare queste, eh, questi dati per capire eh, quanta, quanti aiuti stanno dando il FIMA invece per le eh, banche straniere. E ragazzi parliamo di aiuti che hanno superato abbondantemente i 50 miliardi di dollari. E, e quindi, eh, di nuovo, è come se da una parte, per combattere l'inflazione, le banche centrali devono aumentare i tassi e drenare liquidità per raggiungere quell'obiettivo. Dall'altra parte, per far fronte e, e non far allargare una crisi di liquidità nel settore bancario e finanziario, la banca centrale deve immettere liquidità. Cioè, è come avere sulla stessa barca due persone, ok, che remano in direzioni opposte. E guardate che, quali sono i, graf quali sono, diciamo, i, i, i grafici, i dati, chiamiamoli così, i dati che possiamo vedere per capire quale dei, delle due persone sta remando più forte e cioè è più forte l'iniezione di liquidità per aiutare le banche centrali e, e, scusate per aiutare le banche commerciali e guardate che aiutare le banche commerciali vuol dire tutto sommato rendere più agevole l'accesso al credito perché se queste banche non vengono aiutate che cosa vi ho detto più e più volte cominceranno a prestare meno soldi giusto per proteggersi per protezione Prestare meno soldi non solo ai consumatori, a noi cittadini, ma prestare meno soldi all'industria, al commercio vuol dire diminuire la domanda aggregata, vuol dire rischiare di, far, di causare una recessione perché si, si devono fermare le industrie, si deve fermare il commercio, ok? Perché non riesce più a lavorare attraverso i prestiti delle banche che non vengono più dati. Quindi. La banca centrale vuole evitare questo e sta dando liquidità alle, alle banche. Dando liquidità se le banche continuano a prestare soldi, il mondo occupazionale rimane forte, e le, le aziende continuano a produrre, eh, la domanda, le verità al dettaglio rimangono comunque stabili e, e rischiano di far alzare l'inflazione o comunque magari di non, farla, non di farla alzare ma di non farla calare velocemente quanto vuole la banca centrale. L'abbiamo visto ieri dove vuole vedere la banca centrale l'inflazione. Ve lo ricordate? Guardate, andiamo un secondo a uh, vedere qual era il grafico. Eccolo qui. La banca centrale vede l'inflazione al 3,3% a fine 2023 e al 2,5% a fine 2024. Adesso siamo circa al 5%. Ok, di strada da fare per arrivare al 3,3 ce n'è. E di strada da fare per arrivare al 2.5 nel 2024 ce n'è quindi non vuole non vorrebbe ostacoli una banca centrale capito qua capito quanto è difficile in questo momento il eh, il eh, lavoro che deve fare powell ripeto sta su una barca con due persone che guida questa barca ma ha due persone che remano in direzioni opposte e guardate c'è un altro grafico che vi voglio far vedere questo questo ragazzi è un grafico importante. Guardate, lo zoom un po' perché è il, il grafico. Ormai lo conoscete, ve lo faccio vedere spesso. È il, sono i total asset rilasciati ogni mercoledì ehm, dalla banca centrale. E riguardano: andiamoci a fare un po' di zoom per farvi vedere come questa è liquidità che sta entrando, che la banca centrale e non è QE. Alcuni stanno dicendo che questa è quantity divising, Per me non è dal punto di vista. Tecnico Quantity Leasing, ma il risultato non cambia. Cioè, il bilancio degli asset della banca centrale sta salendo. E in questo momento, per combattere l'inflazione, dovrebbe scendere. Infatti, stava scendendo. Vedete che qua ha toccato i picchi ad aprile, marzo-aprile del 2022, un anno fa, e stava scendendo, come doveva fare. Ma adesso sta risalendo, e tra l'altro, sta risalendo e sta tornando verso i massimi. Questo è un grafico che dobbiamo guardare ogni settimana per capire quanta liquidità sta rientrando nel mercato. Ed è questa liquidità che sta aiutando gli asset di rischio. È questa liquidità che sta aiutando. Guardate. E um, quindi questa è, um, diciamo, l'asset allocation. Uh, dei, um, uh, del, della, de, de, della banca centrale ma vi ho detto prima del, vi ho parlato prima del nuovo programma il BTFP del nuovo programma eccolo qua ragazzi uh, uh, da parte della banca centrale è il nuovo programma di, di prestiti che fondamentalmente è, è BF, BTFP ragazzi sta per Bank Term Funding Program ed è stato proprio creato per sostenere imprese e anche in realtà i cittadini, mettendo a disposizione degli istituti di deposito idonei, strumenti e finanziamenti per garantire che le banche siano in grado di soddisfare di le esigenze di tutti quanti i loro depositanti. Ok, Fondamentalmente sono eh, quello che offre il Bank Term Funding Program è, eh, sono prestiti della durata massima di, di un anno e qui potete vedere il, vi ricordate quando vi ho parlato, guardate, vi do un altro link, questo è il discount window, ehm, il, l, la finestra di sconto, eh, ne avevamo parlato già in una diretta, no? Quindi eh, questo programma offre prestiti della durata di un anno massima eh, a banche, associazioni di risparmio, cooperative di credito ed altri istituti, che sono, eh, affinché si impegnino a Uh, garanzia dell'acquisto da parte della banca della Federal Reserve nelle operazioni di mercato aperto, titoli di Stato, uh, titoli di agenzie statunitensi ovviamente, titoli garanti eh, garantiti da Ipoteca, IMBS. E, e questo è attualmente il uh, Current Rate, il tasso eh, applicato al, uh, a questo programma. Quindi mh, questo è, è, è l'aiuto che eh, sta dando eh, la banca centrale e proprio ogni eh, giovedì fornisce i dati settimanali sul bilancio. E questo, ragazzi, aspettate, vi do un altro link che è questo. Questo è, guardate, vedete che è tutto quanto piatto perché è schizzato qua verso l'alto, vedete che è arrivato quasi a 60 miliardi di dollari americani, questi sono gli aiuti, quindi questo è quello che potete, questo um, grafico, facciamo così, ve lo uh, condivido sul canale Telegram, così avete il link adesso senza che ve lo andate a, a copiare e scrivere mentre seguite la diretta, ma da qui potete vedere la quantità di liquidità che sta prestando a uh, banche. Eh, la banca centrale per appunto a, aiutarle eh, nel sistema e ovviamente se pensate a qual è la dinamica che, ehm, eh, che, che si verifica da una parte per, eh, positiva per le, gli asset di rischio e dall'altra tutta questa liquidità che cos'è che va a frenare pensateci un attimo è semplice eh, mette in difficoltà il dollaro americano che sta facendo, infatti, il dollaro americano? Ragazzi, ve lo faccio uh, vedere qua, ma lo sapete, lo guardiamo praticamente quasi tutti i giorni. Eh, il dollaro americano è sceso. Il dollaro americano ha toccato questo picco qui a me prima di metà marzo, e poi è sceso, è sceso, è sceso ed è tornato a far visita a questa struttura importante sui 103. Ha rimbalzato, ci cioè ha rimbalzato, vedete, l'ha penetrata con le shadow. Ma ci ha rimbalzato. Adesso vedremo. Sarà molto interessante se eh, vedremo una rottura verso il basso, ma eh, da monitorare la, um, la, la liquidità e come si eh, sviluppa la liquidità. Vi voglio far notare un'altra cosa che è cambiata radicalmente. Guardate come i, il mercato queste sono le aspettative dei tassi, no? lo sapete, è, è il mio indicatore sulle aspettative. Bene. Le aspettative a dicembre, fine 2023 sono scese drasticamente al 3,7%. 3,7%, con picchi dei tassi a 4,7 a giugno. Quindi praticamente ci sono, il mercato sta scontando 100 punti base di taglio da parte della Fed. Capite quando vi dico il mercato non si fida della banca centrale? E e quello che vede è un fallimento di, di quale dei due obiettivi? Beh, non gliene frega niente a, a, al, al, um, ai mercati, quale dei due obiettivi fallirà. Per vedere, noi che leggiamo i dati, leggendo i dati, quello che mi viene da dire è se il mercato sta scontando un taglio dei tassi, evidentemente il fallimento che vede su, da parte della Banca Centrale è sul gestire la crisi di liquidità nel settore bancario. Perché quella è la strada che ehm, forzerà la banca centrale ad a valutare un pivot. Quindi, evidentemente, per il mercato, eh, la crisi, la fuga dei de depositi che stanno avvenendo, eh, se guardiamo i dati eh, che abbiamo a disposizione, c'è uno stress di liquidità nel settore bancario, c'è una um, uh, uh, diminuzione dei depositi, quindi i depositi stanno andando via. Poi, come vi dico sempre, non è che i depositi, uh, uh, i depositari, prendono i soldi e se li mettono sotto al cuscino sotto al materasso. No, basta che si dicono: lo sai che c'è? Me li metto su titoli di stato americano a tre mesi o a un anno, visto che la situazione delle banche non sappiamo come finirà. Perché tenerli a rischio, magari ho, ho più di 200.000 dollari che non vengono garantiti, io prendo e me li investo in titoli di Stato. Del resto la banca non mi dà niente perché ha, per poter... Per, Cercare di creare un rendimento, la banca, le banche hanno creato questo, questa curva dei rendimenti artificiale non alzando i tassi sui depositi, cosa che avrebbe dovuto fare, perché le banche avrebbero dovuto alzare ragazzi il, i rendimenti che ci danno sui nostri depositi, ve lo siete mai chiesto? Scusa, Scusate, la banca centrale americana alza, e la banca centrale europea alza i tassi, ok? Quindi i tassi si alzano. Eh, la, eh, per, per essere appetibili le banche avrebbero dovuto anche loro alzare i rendimenti per, i, 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 per noi clienti. A voi la vostra banca ve li ha alzati questi rendimenti, a me no. Assolutamente, anzi, è come se non avesse proprio preso in considerazione gli aumenti della Banca Centrale Europea. E lo stanno facendo per cercare di eh, far fronte in America, soprattutto a problemi di liquidità. E per cercare di, come al solito, come fanno le banche, lo devono fare. È il loro lavoro, eh, il loro business model. Cercare di guadagnare il più possibili. possibile. Possibile, allora, um, perciò, stavo. Guardando un po' i vostri, i vostri commenti. Uh, quindi, la situazione, ragazzi, vedo alcuni che scrivono eh, dati contrastanti, potrebbe salire, scendere o lateralizzare. Eh, no, no, i dati non sono contrastanti. O meglio, come i, i, il mio lavoro qua è portarvi gli scenari che abbiamo. Ma il mio processo di trading. Non è che mi fa dire "Oddio, oh può succedere tutto in qualsiasi momento su giù del No, non è così. Tant'è che sto facendo operazioni. Tant'è che sto facendo operazioni. Il mio processo mi sta dicendo in maniera molto precisa cosa fare. E se leggete tra le righe, ve lo dico nelle dirette. Poi ovviamente non vi do le strategie, ma ve lo dico e vedo che qua tutti chiedono analisi tecnica. molti chiedono analisi tecnica sul Natural Gas, analisi tecnica sul petrolio. Ragazzi, ma qua, che ci avete paura adesso? Andiamo a vedere sto natural gas. Non, non, non capisco. O meglio, lo capisco che cosa eh, succede qua. No, il natural gas è sceso tantissimo. Tutti quelli che pensano eh, è sceso tanto, adesso deve risalire. Adesso deve risalire. Ragazzi, svegliatevi. Svegliatevi. Sveglia, non è che perché un asset è sceso tanto, allora dovrà risalire, o se è salito tanto a certo punto dovrà scendere. I mercati possono rimanere eh, irrazionali per molto più tempo rispetto a quanto voi col vostro capitale la vostra operazione potete tenerla aperta facendo fronte alle perdite. Non fate questo errore. Oggi e ve lo sto ripetendo da mesi. Ve lo sto ripetendo da mesi. Non c'è nessun dato Tecnico, guardate il grafico che serve un esperto di analisi tecnica per dirvi che qua siamo in profondo rosso, siamo in trend straribassista. No, non serve un esperto. Io se prendo il mio gatto e gli faccio vedere questo grafico, lui mi dice ecco, questo è un grafico ribassista. Non cercare, non cercare di entrare long, saresti un deficiente. Avrebbe tut, tutte le ragioni. In più, dal punto di vista della, um, dei dati di scorte, del natural gas e quindi domanda-offerta non abbiamo segnali rialzisti ancora. Non ce li abbiamo, punto. Quelli sono dati, parlano. Le scorte sono buone sia in Europa che negli Stati Uniti. Poi, terzo punto: avevamo avuto in America un accenno di, di meteo, um, di freddo inaspettato che infatti aveva fatto alzare il prezzo del natural gas eccolo qui quando c'è stato il problema meteo in America il natural gas ha rimbalzato ma poi il problema meteo e quindi più freddo inaspettato che cosa vuol dire che la domanda si alza l'utilizzo si alza e se l'offerta rimane costante il prezzo si alza ed è quello che è successo ma poi il problema non, mh, si è fermato siamo tornati a temperature miti ed ecco qua che il prezzo è tornato dove doveva esattamente dove stava prima cioè ma che, 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 che volete? Ma qui ragazzi c'erano da fare sul natural gas i soldi appalati sugli short e io spero che li abbiate fatti. Noi nella trading room lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto short sul natural gas, lo abbiamo fatto attraverso lo spread trading perché? Perché volevo mitigare la volatilità. Volevo mitigare la volatilità e fatemi vedere se riesco qui nella trading room a prenderli, um, a prenderli al volo. Uh, allora. Uh, aspettate che um, update su vari spread aperti, forse qui vede ne vedete uno. Ok, sì, qui ne vedete uno. Guardate qui 18 giorni fa: guardate eh, natural gas. Qua 2500 dollari di profitto. Poi ancora vi faccio vedere: 4 giorni fa eh, natural gas, eccolo qua. 5233 eh, dollari di profitto e posso tornare, posso tornare indietro e farvi vedere altre operazioni. Ma che, che dovete fare? Non c'è niente da. Io lo so che tutti quanti stanno lì aspettando col mirino di prendere il long, no? di, di, di beccare il bottom e, e vedere il Natural Gas ripartire. E io, anche A me piacerebbe anche a me piacerebbe certo che mi piacerebbe riuscire a individuare il punto più basso e far ripartire tutto. Ma ragazzi, io la palla di cristallo non ce l'ho, io il futuro non lo prevedo, io seguo il mio processo e oggi il mio processo mi dice che un'entrata long sul natural gas con i dati tecnici fondamentali e stagionali non ha senso, non mi dà nessun vantaggio statistico. Lo farò prima o poi long sul natural gas, ne sono sicuro, ne sono sicuro. Ripeto, non, non è la, mi, la, la mia in, intenzione. Sono sicuro che lo farò e sono sicuro che non entrerò sul bottom esatto. Già lo so perché io vorrò avere, vorrò aspettare di aver individuato il bottom, vorrò aspettare di avere i dati fondamentali eh, a mio vantaggio. Che quindi mi dicono: Oh, questo è il bottom. Perché c'è un problema di scorte? Perché c'è un problema di approvvigionamento? Perché e adesso inizierà la stagionalità. Del, del nuovo approvvigionamento per l'inverno del, del prossimo anno, no? inizierà e lì dobbiamo vedere che, come si giocano le, 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 le carte dal punto di vista dei dati e eh, non dal punto di vista delle scommesse. E quando avrò questi dati e le conferme poi tecniche del movimento del prezzo, allora, solo allora comincerò a valutare qualcosa. Solo allora, ma fino a... Ad allora, qui tutti i segnali ci dicono short, poi sta a voi alle vostre strategie, agli strumenti finanziari che volete usare. Veramente, io non capisco tutti i giorni quelli che mi chiedono natural gas. Natural gas, secondo me, sono son son due tipi di, di, di persone: sono quelli che stanno dentro con i long e stanno prendendo pali in faccia su pali in faccia. Poveracci, no? Perché non ce lo dimentichiamo, noi qua in diretta ve le potete andare a vedere. Lo sapete qual è il bello delle dirette? Che sono certificate, ok? Eh, Timestamp si dice in programmazione, cioè certificano quello che io dico e quello che voi scrivete. E se voi andate a prendervi, andatevi a vedere le dirette in questo periodo qua. In questo periodo qua, quindi vuol dire da fine 2022 a. Fine gennaio del 2023, lo sapete qua nella chat: quante persone hanno, dicevano long natural gas, adesso riparte il natural gas, adesso è sceso troppo, non è possibile, deve ripartire, deve risalire, deve fare e, e pensate quanti stop loss e quante perdite si sono portati a casa perché. Se lo sono portati a casa, per, eh, cioè si sono portati a casa le perdite perché hanno fatto trading sulle loro opinioni, su quello che loro volevano accadesse sul mercato. Ma ai mercati di voi e delle vostre opinioni, come delle mie opinioni di quello che io vorrei accadesse, al mercato non gliene frega niente. Nulla, non gliene frega niente al mercato ragazzi. Di noi non gliene frega nulla. Anzi, se ci può togliere il mercato dei soldi, non ci penserà due volte a farlo. Ecco perché l'unico modo per essere consistenti in questo mondo è quello di lasciare le opinioni chiuse in un cassetto a casa per quando parlate con i vostri amici al bar la domenica. No, come fate col calcio, no, come col calcio. E sabato sono tutti allenatori prima della partita e poi lunedì tutti allenatori per il post partita no ok quelle sono tutte opinioni servono se si scambiano con gli amici con la famiglia davanti a un bicchiere di vino a tavola perfetto ma quella roba quando poi prendete decisioni di trading e di investimenti quella roba la buttate al cesso e scaricate non vi serve scusate ho, ho esagerato con la metafora ma non vi serve a nulla anzi rischia di farvi sbagliare quindi non andate a cercare tra eh, esperti, youtuber e chissà che altro quello che vi dirà il bottom o quello che vi dirà cosa fare con il natural gas, perché avete davanti tutti i dati e tutte le informazioni per saperlo. Ok, mi raccomando. E, e, po e poi un'altra cosa, giustamente lo scrivono qua, no? Uh... Ma perché vi state a concentrare sul natural gas cercando di beccare il bottom quando è pieno di opportunità? Pieno di opportunità! E di nuovo, cioè, vi voglio far vedere qua sulla, eh, sulla come si chiama? Eh, trading room. Sapete quante opportunità abbiamo, eh, abbiamo fatto negli ultimi giorni? Guardate qua, qui ci sono le date, ok? Qui ci sono le date. Ragazzi, è pieno di opportunità. Perché concentrarsi e incafonirsi su qualcosa? Qualcuno ha detto: Eh, intanto il gold va alla grande. E certo, intanto il gold va alla grande. Qui c'erano da fare grandi profitti, qui c'erano da, da fare grandi profitti. Qui c'era da caricare i long per il gold. Perché sul gold avevamo invece il vantaggio statistico per andare long. Finalmente nel 2022 il gold, ve lo ricordate, andatevi a vedere anche le mie performance e i commenti sulle mie performance. Oh, nel 2022 il gold ci ha dato veramente eh, filo da torcere. Perché? Perché eravamo in un regime economico e, e quello che stava succedendo avrebbe dovuto far essere neutrale e rialzista il gold. Il gold invece nel 2022 non ne ha voluto sapere. Come spesso succede, eh? ripeto, i mercati non stanno lì per darci ragione anche se basiamo sul backtesting le nostre scelte. I mercati fanno quello che devono fare. Finalmente, nel uh, fine 2022 e poi per tutto il 2023, il gold ha fatto quello che doveva. E, e, e noi abbiamo, eh, abbiamo, ci siamo tolti le soddisfazioni, noi ne dico nella trading room, con, le, con la, le analisi sul gold. Di certo sul gold cercavamo opportunità per entrare long. E vi dirò... In questi giorni e proprio parlando del gold, um, gold qua si ricomincia. Che cosa ho fatto? 19 ore fa, cioè, ieri, ho portato a casa tutti quanti i profitti chiudendo eh, totalmente il long che avevamo creato e cominciato a costruire 16 giorni fa. Questo è uno dei long. Eh? 16 giorni fa abbiamo piano piano chiuso i profitti. Abbiamo. In... Ah, scusate, non vedete? <ride> scusate, e... Diciamo qui 16 giorni fa, e poi 19 ore fa abbiamo portato a casa tutti i profitti. Ma avevamo già portato a casa altri profitti 9 giorni fa, 14 giorni fa. Avevamo incrementato, avevamo fatto altre operazioni. Come del resto, altre operazioni erano su eh, euro dollaro. Poco da dire euro dollaro, no? Qui tre giorni fa, portato a casa i profitti del secondo long su euro dollaro. Perché? long euro dollaro. Ragazzi, pensate al differenziale tra politiche monetarie e, e ve l'ho detto prima, no? Questa iniezione di liquidità, il fatto che il mercato sta scontando che la banca centrale americana stia togliendo um, uh, stia, che la banca centrale americana comincerà a tagliare i tassi nel 2023. Prima informazione. Seconda informazione il bilancio della Fed sta salendo perché sta dando, immettendo liquidità per aiutare le banche e non avere un'emorragia interna con la crisi di liquidità. Queste due cose rendono il dollaro debole debole nella situazione in euro è diversa abbiamo una banca centrale europea che sta ancora aumentando a 50 punti base quindi tra euro e dollaro chi è più forte è l'euro e quindi questa informazione che cosa mi aiuta a cercare? Mi aiuta a cercare delle opportunità long applicando ovviamente strategie meccaniche quindi se guardo il grafico di euro dollaro qui io ho cercato long in questo periodo qua e qua infatti ieri abbiamo chiuso poi portare a casa via tutti quanti i profitti dopo be questo bellissimo impulso rialzista ma abbiamo cercato i long qui i long qua. cioè. Capite? È pieno di opportunità, perché focalizzarsi, eh, perché focalizzarsi, eh, scusate stavo guardando il, uh, il, um, la chat, su qualcosa che, se mi fate domande, no? natural, torniamo al natural gas, evidentemente è difficile da gestire. Andatevene su qualcosa che è più dollaro, e euro, gold, eh, ci sono materie prime che stanno, il petrolio, gli short sul petrolio. Il petrolio era un'altra un, un cosa piuttosto, ehm, diciamo, ehm, eh, come si chiama? Eh, telecomandata lo short sul petrolio. Domanda che si abbassa. L'unica cosa, un attimo di incertezza sul petrolio, quella che l'ha data era la riapertura della Cina. Ma la riapertura della Cina non è, a, non è riuscita a far partire il, il, il rame, così come non è riuscita a far ripartire il eh, petrolio. A dire la verità, non vi nascondo che sul rame abbiamo cercato dei long, come abbiamo cercato dei long sui metalli, perché i metalli tendono prima a partire in una fase di espansione economica de, eh, in Cina rispetto agli energetici che ci mettono di più e che infatti non sono partiti. Tutta questa roba che guardiamo tutti i giorni, ragazzi, non è che la guardiamo per, perché per sentirsi fichi o per fare bella figura con i nostri amici. Ma questa roba la guardiamo per prendere decisioni più informate, decisioni con, che ci danno un vantaggio statistico. È per questo che guardiamo questi numeri. Non lo facciamo fine a se stesso, io lo dico sempre, io non sono un analista economico, a me non mi paga nessuna banca, non prendo lo stipendio a fine mese per queste informazioni che colleziono, che analizzo e che studio. A me queste informazioni mi servono solo per, ehm, solo per aumentare il vantaggio statistico nella mia attività da trader e da investitore. Basta, scusate lo sfogo. Non è uno sfogo, è solo per cercare di farvi capire sempre di più. Qual è l'approccio mentale? Perché avere le domande sbagliate in testa vi fa dare, ottenere le risposte sbagliate. Ok? Anche di questo parleremo ragazzi a Investing Napoli, quando sarò a Investing Napoli il 31 marzo, manca pochissimo, parto settimana prossima. Non vedo l'ora ragazzi per venire a Napoli, conoscervi, perché immagino che quelli che ho conosciuto a Milano, quelli che ho conosciuto a Rimini, a Roma... Eh, difficilmente siano potuti venire dal sud, adesso abbiamo la possibilità o la possibilità di conoscere il, tutti quelli che fanno parte della community che sono un po' più giù in Italia eh, e, e parleremo di queste cose, parleremo del mio processo, parleremo di recessione, non recessione, eh, land, hard, hard, soft landing, hard landing, parleremo di tutte queste cose qua e come al solito vi darò anche degli actionable ideas perché mi piace poi essere pratico, eh, ma soprattutto, vi dico la verità, Vengo, sì, per parlare, per eh, dirvi alcune cose, ma per conoscervi, eh, stringervi la mano, abbracciarvi, e, 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 perché siamo una community fatta di persone. Io sto qui davanti a, ad una camera, no, qui c'è la mia camera, io parlo davanti a questa camera, ma so che dietro ci sono migliaia di persone, quindi mi fa piacere piano piano conoscerci tutti. Quindi spero parteciperete. E uh, l'evento è gratuito, quindi scrivete su Google Investing Napoli, iscrivetevi, il mio talk è alle 17, quindi eh, alla fine, in modo tale mi faccio mettere sempre alla fine ragazzi, così se devo parlare di più e trattenervi di più abbiamo tempo, e finora è sempre successo, eh, l'altra volta, a, a, è l'ultimo evento a Roma, eh, praticamente abbiamo, il, il talk è durato un'ora e mezza invece di 45 minuti, e mm, buon weekend, ma soprattutto buon trading a tutti.